Ciao a tutti e bentornati! Nel video di oggi voglio farvi vedere come creare una ghirlanda della misura che più vi piace. Questa ghirlanda potrà essere utilizzata per incorniciare porte o finestre o, perché no, anche come lunghissimo centro tavola. Ma come prima cosa dovrò procurarmi il materiale necessario. Per fare questo progetto ho staccheggiato un po' il mio giardino, un po' quello dei miei genitori e anche la discarica comunale. Sì, perché abbiamo avuto la fortuna, sia io che mia mamma, di arrivare in un momento proprio mentre qualcuno stava scaricando il materiale vegetale potato nel proprio giardino. Scarto suo, tesoro mio, quindi ho potuto riutilizzarlo per fare questo progetto. Come potete vedere abbiamo dell'agrifoglio, del ginepro, del pino di vari tipi, sia normanno che normale. E con questa meraviglia possiamo creare una fantastica ghirlanda. Venite con me! Le nostre ghirlande sono pronte. Come avete visto, nella prima ho utilizzato solo materiale verde e qualche bacca di agrifoglio, mentre nella seconda ho voluto aggiungere un po' dei miei fiori secchi, fiori che avevo già utilizzato in un video precedente per fare le corone autunnali. Se non avete visto il video, ve lo lascio qua in link in descrizione.
Come potete vedere, qualche fiore secco aggiunto al verde dà subito un effetto molto particolare e molto carino. Ma ora seguitemi fino alla fine del video, così vedrete dove ho intenzione di utilizzare queste meravigliose ghirlande. Venite con me! Ci siamo spostati e siamo andati a Claro, paese nel quale sono cresciuta e dove abitano anche i miei genitori. Questa è la chiesa di San Rocco e quest'anno ho l'onore di poter posizionare il mio presepe. Dico mio presepe perché questo l'ho costruito proprio io con le mie mani. Ho cominciato modellandolo quando avevo 15-16 anni utilizzando una pasta di legno, fatta appunto di stucco di legno, cemento e colla. Dà un effetto molto rustico e a me piace particolarmente. Poi negli anni ho aggiunto personaggi e strutture e facendo qualche calcolo mi sono resa conto che questo è il 20° anno del mio presepe. Quindi meritava un posto d'onore su YouTube e anche in chiesa con un tocco del mio giardino per fare la compagnia. Ma ora vediamo insieme come posiziono il mio presepe.
qua, il presepe è montato e l'atmosfera di Natale è al completo. Ogni volta che lo posiziono mi vengono in mente nuovi personaggi o nuove cose da cambiare, da sostituire, e anzi se avete dei suggerimenti fatemelo sapere o lasciate un bel commento se vi è piaciuto il video. Io colgo l'occasione per augurare a tutti voi che mi seguite un felice Natale e che l'anno nuovo porti tanta salute e serenità a tutti quanti. Buone feste a tutti! Ciao!